Buongiorno, benvenuti al terzo webinar dedicato al piano triennale per l'informatica che Agid organizza insieme a Formez nell'ambito del progetto che ormai conoscete, Formazione e Informazione per la transizione digitale della PA, nell'ambito del progetto Italia Login, la casa del cittadino, in particolare sulla linea 1 che è dedicata alla gestione della trasformazione digitale. Allora, vi do il benvenuto, vedo che state entrando anche questa volta, eravate molti iscritti, quindi diamo qualche minuto di tempo a tutti di affacciarsi all'aula. Nel frattempo, vi ricordo che oggi abbiamo un programma molto ricco, che comprende anche degli ospiti esterni ad Agid e in particolare, appunto, come avrete visto anche dalla pagina di Eventi PA, parleremo delle componenti tecnologiche. Questa è la seconda parte. In realtà era previsto questo webinar sul format del piano triennale. Viste le domande, l'interesse e la necessità, diciamo, di completare poi quelli che sono tutti i capitoli del piano triennale anche dedicati a questo argomento, Formez ha deciso di riprogrammare, di estendere con una seconda parte dedicata alle componenti tecnologiche. E quindi oggi, diciamo, il nostro programma si arricchisce con la presenza anche appunto non solo di colleghi di Agid, Mauro Drauli e in particolare c'è Fabrizio Donzella e quindi le persone che avete conosciuto nel corso di questi, Enrica Massella, nel corso diciamo di questi webinar, ma avremo anche presenti Sauro Angeletti del Dipartimento della Funzione Pubblica che ci parlerà di competenze digitali, Stefania Ducci dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che ci dirà appunto lo stato di attuazione rispetto alla cybersicurezza in Italia e Rocco Affinito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ci parla di dati e di interoperabilità, Gloriana Cimmino di PagoPA che ci appunto illustra un po' le piattaforme, ci dice di PagoPA, lo stato dell'arte e gli sviluppi futuri. Con un parterre così ricco oggi vi dico che non abbiamo previsto lo spazio per rispondere alle vostre domande, ma potete fare le domande in chat, come sempre, noi raccoglieremo le domande e con Agid è stato concordato che vi daremo risposta scritta alle domande che avete fatto e che sono rimaste inevase nel corso di questi tre webinar. Quindi troverete sulle pagine dedicate ai tre appuntamenti le risposte che noi pubblicheremo in formato PDF, le metteremo come materiali allegati, diciamo, alla pagina di Eventi PA. Vi ricordo sempre che potete scaricarvi l'attestato direttamente e l'attestato di iscrizione direttamente dalla pagina di Eventi PA dopo aver dato una valutazione su alcuni aspetti di questo webinar che vi vengono richiesti da sistema. Io rub non rubo più tempo, lascio la parola a Fabrizio Donzella che coordinerà, diciamo, il resto del webinar e vi dico, insomma, buon webinar, buon ascolto, ci rivediamo alla fine. Grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie Patrizia. Anche io impiegherò pochissimo tempo per una introduzione a questo terzo webinar del miniciclo che abbiamo voluto dedicare al piano triennale per l'informatica nella PA 22-24 che, come sapete, è stato pubblicato lo scorso 23 gennaio. Oggi diamo voce e parola ad altri soggetti che hanno contribuito alla redazione di quest'ultima edizione del piano, ospitando quindi relatori di Agid e relatori esterni ad Agid. Il mio intento è solo quello di mostrare la struttura, i capitoli del piano triennale 22-24. Con il webinar di oggi riusciamo a coprire sostanzialmente tutti gli ambiti, sia le componenti tecnologiche. Oggi ci occuperemo di quattro delle sei componenti tecnologiche previste nel piano,
e di una ulteriore, che è quella relativa alla governance, e in particolare al capitolo 7, che occuperà i primi due interventi di questo webinar. Per quanto riguarda il capitolo 8, in particolare le attività di laboratorio che Agid ha attivato proprio in queste ultime settimane, noi abbiamo realizzato un webinar il 3 febbraio scorso, in cui appunto i due laboratori che Agid ha attivato sono stati presentati. Lascio quindi la parola al dottor Sauro Angeletti del Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui chiedo di collegarsi e a cui cedo la parola. Lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Fabrizio per l'introduzione e per l'invito ad intervenire in questo webinar che ha per oggetto la transizione digitale della pubblica amministrazione, un tema particolarmente rilevante evidentemente, ma soprattutto un tema che, come è già stato detto, o come si intuisce, può essere declinato in maniera diversa coinvolgendo tutte le leve dell'organizzazione, sia evidentemente quelle tecnologiche, ma anche, e direi da un certo punto di vista, soprattutto quelle organizzative, formative, culturali e anche motivazionali. Per questo io sviluppo alcune considerazioni di carattere generale e puntuale su un tema che è sicuramente al centro del piano, evidentemente, che è quello della formazione e dello sviluppo delle competenze del personale che opera nelle pubbliche amministrazioni con riferimento in maniera specifica alle competenze digitali. Darò una chiave di lettura di queste competenze tra le tante che sono disponibili in letteratura e diciamo nella nostra, nel nostro vissuto e vi farò cenno alle iniziative che nel piano sono state previste per migliorare e rafforzare le competenze digitali delle amministrazioni pubbliche. Parlare del tema delle competenze significa partire, se siamo intellettualmente onesti, ma lo siamo tutti, significa partire da un'evidenza, e cioè quella della contrazione della spesa per la formazione e per lo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche che si è registrata nel corso dell'ultimo decennio. C'è da dire grazie, e costa ed è faticoso spendere questo grazie alla pandemia, al Covid-19, per aver riportato all'attenzione dell'agenda politica, ma anche di quella manageriale, il tema della centralità del valore del capitale umano. Perché se vediamo gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi decenni, semplicemente a livello di spesa, la situazione è, direi, imbarazzante o drammatica, perché nell'ultimo decennio, faccio riferimento al 2010-2020, la spesa per formazione delle amministrazioni pubbliche si è dimezzata e, voi vedete, facendo riferimento alla media di Trilussa, i destinatari della formazione delle amministrazioni pubbliche dipendenti si sono formati per meno di una giornata di lavoro, anzi direi per mezza giornata. Questo dato è particolarmente negativo e ha dei riflessi evidenti sul tema di cui parliamo. La formazione si è prevalentemente orientata, quella poca che è stata fatta, sulle competenze tradizionali e indispensabili, sicuramente importanti, come quelle tecnico-specialistiche, normative, oppure la formazione necessaria, importante, adesso la metto in discussione, ma che ha un po' un risvolto adempimentale inerente a temi obbligatori, quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, piuttosto che l'anticorruzione. Alcune competenze che sono centrali per la transizione digitale, per il tema di cui stiamo parlando, penso alle competenze manageriali, ma anche alla gestione del personale, quindi alle competenze digitali in senso stretto, qua racchiuse in questo dato dell'Istat, in una categoria un po' ampia, un po' omnicomprensiva, informatica e telematica, sono le cenerentole degli investimenti in formazione in ambito pubblico. Ed è per questo che
tutti i documenti di pianificazione dal piano triennale, ma anche agli piani strategici che sono stati adottati diciamo in maniera coordinata, soprattutto per dare attuazione al piano nazionale di ripresa e resilienza, il tema del potenziamento e dello sviluppo delle competenze digitali del personale pubblico ha un ruolo centrale ed è questo un tema che può essere de che deve essere declinato in una molteplicità di interventi che tengano conto anche della varietà del panorama delle amministrazioni pubbliche, dello stato d'avanzamento, diciamo, delle amministrazioni stesse in termini di investimenti IT e solidità della propria struttura tecnologica, ma anche in funzione del ruolo che questi ricoprono. Competenze trasversali comuni a tutti i dipendenti pubblici, ma competenze manageriali specifiche per chi guida le amministrazioni e le unità organizzative, quelle che chiamiamo secondo uno dei paradigmi consolidati, competenze di e-leadership. Questo è, diciamo, l'investimento previsto nel piano con un ruolo di guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, in questo caso, sulle competenze digitali del personale della pubblica amministrazione. Da qui, grazie anche al piano, da qui prende le mosse un investimento significativo in termini anche economici di sviluppo delle competenze per contrastare due fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, ovviamente. Il primo è quello dell'obsolescenza delle competenze, perché le competenze sono oggetto di obsolescenza se non sono alimentate, accudite, innaffiate. E poi c'è il tema dello sviluppo di nuove competenze, quelle che sono strumentali per sostenere i processi di cambiamento e di innovazione. A questo risponde l'esigenza di fare degli investimenti mirati sul piano nel piano triennale sulla formazione del personale pubblico. La principale iniziativa che noi abbiamo previsto in questa fase è quella di supportare lo sviluppo delle competenze digitali trasversali dei dipendenti pubblici, intendendo come competenze trasversali, lo sarò più specifico più avanti, quelle che sono comuni a tutti, quelle che devono essere comuni a tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dal luogo di lavoro, e cioè competenze, patrimonio comune dei dipendenti, del comune piuttosto che del grande ministero, della regione piuttosto che dell'ente di ricerca, dell'università piuttosto che della scuola, necessarie per dare un valore aggiunto e per usare al meglio le tecnologie informatiche, quindi non le competenze degli specialisti IT che oggettivamente nelle amministrazioni pubbliche fanno un altro mestiere. In sinergia con quanto è previsto nel piano triennale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha lanciato l'anno scorso uno specifico programma che sostanzia, uno specifico piano strategico di formazione che sostanzia diciamo, le azioni previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è quello che è il piano strategico riformare la PA persone qualificate per qualificare il Paese, che ha individuato nella formazione trasversale sulle competenze digitali, ma non solo, anche su quelle ecologiche e quelle amministrative, una specifica linea d'attività. E guardate che è importante che questi documenti di pianificazione fatti da soggetti diversi che lavorano in maniera coordinata si parlino. È importante questo coordinamento, e il fatto che noi prevediamo obiettivi analoghi in piani diversi non è una ridondanza, non è rivendersi le solite cose in piani diversi, ma è rafforzare, ribadire la centralità di questi investimenti. Di quali competenze digitali parliamo? L'obiettivo che ci siamo dati non è quello del DigiComp, tanto per essere chiari, non è quello dell'alfabetizzazione di base dei dipendenti pubblici, non escludo che ci sia questa esigenza diciamo, in alcune amministrazioni, ma noi ci siamo collocati su un livello immediatamente superiore, che è quello delle competenze per utilizzare al meglio la tecnologia applicata alle attività d'ufficio. E l'abbiamo fatto ideando, diciamo, uno strumento metodologico e una piattaforma online che consenta l'erogazione di questa formazione, individuando le competenze che per noi sono fondamentali, queste competenze digitali trasversali, prevedendo una modalità di assessment dello stato delle conoscenze individuali ed erogando una formazione mirata sulle competenze digitali.
Le competenze digitali per i dipendenti della PA le abbiamo metodologicamente organizzate attorno a quello che chiamiamo syllabus delle competenze digitali, e cioè una articolazione delle competenze per aree di competenza e quindi per singola competenza che vedete qua rappresentata. Evidenzio un aspetto che per me è centrale, non tanto l'articolazione delle competenze che sicuramente può essere migliorata, arricchita, ulteriormente declinata. Ma il fatto che noi concepiamo queste competenze appunto come trasversali, cioè comuni a tutti i dipendenti pubblici, e che sono competenze necessarie affinché i dipendenti delle amministrazioni pubbliche comprendano, accettano e adottino i nuovi strumenti tecnologici a disposizione, in modo che questi possano farsi promotori dell'innovazione e del cambiamento. Quindi è questa l'accezione che vogliamo affermare delle competenze digitali e gli investimenti in formazione che dispieghiamo a supporto della transizione energetica, l'utilizzo della tecnologia in maniera consapevole come strumento di cambiamento. Il modello di intervento che io esemplifico qua in queste slide prevede appunto l'iscrizione sulla piattaforma online dei dipendenti pubblici, un assessment iniziale per certificare, per valutare lo stato delle competenze iniziali, la frequenza di alcuni corsi online individuati dalla piattaforma secondo un algoritmo sulla base della necessità di colmare specifici vuoti di conoscenza e di competenza e un test di valutazione finale. Quindi l'assessment in entrata serve per non erogare formazione a pioggia, ma per catalizzarla e per veicolarla sulle esigenze specifiche, perché ciascuno di noi all'esito di un assessment iniziale prende atto che le proprie competenze sono base, intermedie e avanzate e farà della formazione mirata per migliorare il proprio livello di competenza. Segnalo così incidentalmente che l'assessment iniziale fatto da ciascun dipendente è una potente modalità ricognitiva che mette l'amministrazione pubblica nelle condizioni di conoscere il patrimonio di conoscenze e, scusate la ripetizione, di competenze di cui dispone. L'offerta formativa è in progressivo ampliamento, lo zoccolo duro, se mi passate questa espressione, dell'offerta formativa sulle competenze digitali è stato fatto in partnership col Formez che ringrazio, ma a valle di un avviso pubblico che abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo arricchito molto questa offerta formativa con l'offerta di grandi player nazionali e internazionali, proprio perché immaginiamo una formazione non autoreferenziale per le amministrazioni, ma una formazione appunto sulle diverse competenze digitali nelle molteplici sfaccettature e declinazione. E infine, grazie alla piattaforma online c'è un test di apprendimento, diciamo così, per valutare e certificare le competenze acquisite. Ciò per dare sostanza agli impegni, diciamo così, che noi abbiamo preso nell'individuare la formazione come una leva strategica anche per l'attuazione del piano triennale dell'informatica, ma anche per rendicontare, diciamo, gli esiti della formazione nelle amministrazioni e a livello del piano nazionale di ripresa e resilienza. Quello che ci si chiede infatti è produrre risultati concreti e impattanti e da questo punto di vista le competenze digitali sicuramente possono dare un contributo fondamentale. Vedevo in chat e chiudo con questa battuta che alcuni colleghi chiedevano a che punto è la formazione sulle competenze digitali. Noi abbiamo avuto una grande risposta da parte delle amministrazioni pubbliche, spesso le più piccole che sono alla ricerca di iniziative, di interventi per rafforzare le condizioni strutturali di debolezza. Abbiamo oltre 2.000 amministrazioni che si sono registrate sulla piattaforma Syllabus e oltre 200.000 dipendenti che si sono iscritti. Devo dire che gli esiti dell'assessment, delle verifiche,
verifiche dello stato di conoscenza documentano, ma lo sapevamo, documentano, e lo dirò con un eufemismo, quanto sia importante investire sulle competenze digitali, soprattutto su alcune tipologie di queste. Penso alla gestione della consapevole degli strumenti informatici e della sicurezza dei dati, soprattutto in questo periodo, mi verrebbe da dire. Grazie, se ci sono domande, come diceva la dottoressa Schifano, veicoleremo poi le risposte Ringrazio puntuali. moltissimo il dottor Sauro Buona giornata a Angeletti tutti. per la sua disponibilità, per aver descritto le attività su questa componente essenziale del piano triennale che riguarda le competenze digitali. Grazie ancora. Chiamo ora l'ingegner Mauro Drauli dell'Agenzia per Italia Digitale che ci parlerà invece del procurement come leva di innovazione per la PA. Parola a Mauro, grazie. Buongiorno a tutti, prima cosa vi chiedo se mi sentite, se è tutto a posto, io inizio. Perfetto, grazie mille. Allora, questi 10 minuti sono dedicati a una breve illustrazione di una sezione del capitolo 7, che il capitolo 7 è dedicato alle leve di innovazione per la pubblica amministrazione. E in questo piano triennale, le due leve strategiche sono, da un lato, l'incremento delle competenze, di cui si è appena parlato, e l'altro, gli acquisti pubblici, il procurement. Perché il procurement? Allora, nel settore dell'informatica, del digitale pubblico, una parte rilevante delle attività di sviluppo, delle attività tecniche, sono esternalizzate dalla pubblica amministrazione o affidate comunque a terzi, ad aziende. Il tema degli acquisti pubblici, comunque un tema, diciamo, strategico al di là degli acquisti del mondo del digitale. Nel piano triennale abbiamo citato questa cifra perché fa veramente, insomma, impressione, no? Quasi 2.000 miliardi di euro spesi dalla pubblica amministrazione in 10 anni, una media circa 200 miliardi di euro l'anno. Questo fa sì che la riflessione che il fatto che la spesa pubblica in acquisti abbia un effetto rilevante sia dal lato della pubblica amministrazione che compra, sia dal lato del mercato che in qualche modo riceve questi soldi, è palese, è evidente. La direttiva appalti del 2014 della Commissione europea ci dice che, in sintesi, che gli acquisti pubblici non solo possono essere usati e sono usati abitualmente per approvvigionare la pubblica amministrazione e quindi il paese di servizi essenziali che vanno dalle medicine ai carburanti, ma che gli acquisti possono essere anche usati per fare innovazione. Ed è su questo punto che si sofferma il capitolo 7 del piano triennale. Le pubbliche amministrazioni acquistano perché si devono approvvigionare, potrebbero acquistare anche in una maniera particolare che li aiuterebbe, diciamo, a fare nuovi servizi, a produrre servizi migliori per sé internamente, e ovviamente per i cittadini e le imprese. Il tema degli appalti, ben conosciuto credo a tutti i partecipanti, è un tema che è oggetto di frequenti rivisitazioni anche normative. Per quello che riguarda l'innovazione, diciamo, ci sono alcune novità negli anni 2021-2022. Nel piano triennale ne sono citate alcune, altre no, perché sono più recenti rispetto alla edizione, alla redazione del testo. Intanto la Commissione europea, che produce degli orientamenti in materia di appalti per l'innovazione, ha nel 2021 e nel 2022 aggiornato i propri indirizzi, sostanzialmente confermando che il procurement è una leva strategica di innovazione per l'Europa. Poi c'è la ben nota legge delega, si sta scrivendo e approvando il nuovo codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda il procurement di innovazione in Italia, durante il 2021
Si è costituito anche con il precedente governo un comitato di indirizzo politico costituito dal Ministero della Ricerca, dal Ministero allora dello Sviluppo Economico, dalla Presidenza del Consiglio con la partecipazione di Agid. Ma andiamo un po' più sul concreto. Quindi, che cosa il piano triennale raccomanda alle pubbliche amministrazioni? Nel settore del procurement. Intanto, con gli acquisti si può fare innovazione, ma attenzione, per fare innovazione con gli acquisti bisogna usare le procedure previste dal codice per fare appalti di innovazione. Attenzione perché spesso si usano le amministrazioni che fanno innovazione, non è vero che non la fanno, ma a volte utilizzano per fare innovazione procedure di acquisto, come dire, tradizionali, quelle che io a volte chiamo conservative. E questo è un errore. Procura rischi nelle procedure di acquisto. Quali sono le procedure di acquisto di innovazione? Sono l'appalto precommerciale, che ha ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo, articolo 158 del codice, il partenariato per l'innovazione, che consente di acquistare, di fare sia ricerca ma anche di acquistare l'innovazione, articolo 65, il dialogo competitivo, articolo 64, non c'è tempo per fare gli approfondimenti giuridici, la procedura competitiva con negoziazioni in alcuni casi specifici, con alcune motivazioni specifiche, può essere utilizzata. Inoltre c'è una fattispecie che può essere utilizzata, che si raccomanda di utilizzare prima di fare un appalto di innovazione, la consultazione preliminare di mercato, che è disciplinata dall'articolo 66. Mi sentite bene? Oh, perché se, mi, qual, sì, No, ti perfetto, sentiamo bene, sì. ok. Ok, avevo visto qualche messaggio. La consultazione preliminare di mercato è assolutamente raccomandata perché consente all'amministrazione pubblica di rappresentare il fabbisogno prima di fare l'appalto e quindi di aprire la consapevolezza di un mercato anche ampio, fatto non solo di grandi aziende, ma di start-up, a volte di enti di ricerca, a volte addirittura del terzo settore, rappresentando e consultandosi, dialogando in maniera molto aperta con il mercato prima di fare l'appalto, in maniera tale che l'amministrazione ha consapevolezza e il mercato si prepara. Infine, l'e-procurement. L'e-procurement è una necessità di efficientamento di tutte le procedure d'appalto, ovviamente non solo di quelle di innovazione. Nel piano triennale, in questo capitolo, troverete ovviamente maggiori specifiche di tutto quello che sto dicendo. Inoltre, in questa slide si evidenzia che la digitalizzazione delle procedure di appalto favorisce la partecipazione da parte degli operatori economici, favorisce quindi la concorrenza, aumenta il numero di concorrenti, anche aiuta le piccole e medie imprese e le start-up a partecipare. La partecipazione delle piccole e medie imprese e delle start-up è un tema di particolare rilevanza nelle procedure di innovazione. Se si vuole comprare innovazione, la pubblica amministrazione deve allargare la partecipazione, perché più partecipanti ci sono, più idee nascono, più soluzioni emergono. Ma le amministrazioni possono fare appalti di innovazione? La risposta è certamente sì, dal punto di vista della legittimità. Però capiamo che è un mondo nuovo e quindi il piano triennale evidenzia alcuni aiuti, contributi, supporti che si possono dare all'amministrazione. Intanto esiste, come dire, una funzione broker. Che cos'è il broker? È un soggetto che aiuta a mettere in contatto la vostra domanda con la grande comunità dell'offerta. Esiste un sito, appaltinnovativi.gov, in cui trovate tanti esempi di appalti di innovazione, è stato sviluppato da Agid. Stiamo lavorando anche con Sogei, che trovate citato nel piano triennale, perché sia Agid che Sogei sono i due soggetti, diciamo, che nel
nell'apparato giuridico, nella legislazione italiana, sono identificati come Innovation Procurement Broker. È appena nata una community per gli appalti innovazione, basata su un software Open 2.0, c'è Agid, Regione Lombardia ha un'esperienza importante e con essa infatti abbiamo una collaborazione. Questa community, appena nata, sarà a disposizione delle amministrazioni che vogliono fare appalti di innovazione. Poi c'è pure una stazione appaltante di innovazione che può agire per vostro conto, è Agid. Agid può fare appalti precommerciali aiutando le amministrazioni. E poi c'è un programma governativo che si chiama Smarter Italy. Smarter Italy è un programma finanziato dal MUR, dall'attuale MIMIT, ex MISE, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agid. In questo momento ci sono circa 90 milioni di euro per fare appalti innovazione. Usiamo il broker di cui al primo punto, usiamo le community di cui al secondo punto, usiamo la stazione appaltante Agid di cui al terzo punto di questa slide. Ci sono anche 23 città e borghi che hanno messo a disposizione, come dire, il proprio territorio per fare eventuali sperimentazioni. E poi c'è un programma di accompagnamento, di comunicazione e valorizzazione degli appalti innovazione. Non a caso, credo che nelle chat trovate anche dei link a piccoli filmati che illustrano questo mondo degli appalti innovazione. Ma in realtà non è diffusissima. Però in questa slide già vediamo, per esempio, che ci sono quattro soggetti, MIMIT, MUR, Agid e PCM, che lavorano nel progetto Smarter Italy, che è finanziato con quei 90-100 milioni di euro. Sotto c'è un elenco di amministrazioni che hanno fatto già accordi con Agid e che, sotto diverse forme, stanno andando avanti con appalti di innovazione o con attività di supporto agli appalti di innovazione. Agenas ha pubblicato un importante dialogo competitivo, il Ministero della Giustizia ne ha fatto un altro, con Regione Calabria abbiamo terminato una consultazione di mercato e così via. Quindi, pian piano, il mondo degli appalti di innovazione sta entrando nelle prassi della pubblica amministrazione italiana. Concludo qui questo grafico da una stima che noi facciamo un po' di, cerchiamo di fare il miglior monitoraggio possibile del mercato italiano come stazione appaltante in Italia nell'anno 2022, dopo la pausa Covid, c'è stato, diciamo, un innalzamento importante del valore degli appalti di innovazione pubblicati, fino ad arrivare a valori vicino al miliardo di euro, che comincia a essere veramente significativo. Io termino qui, vi invito a leggere, diciamo, le poche pagine del capitolo 7 dove si parla di appalti di innovazione, si parla di digitalizzazione delle procedure di appalto. Siamo, come sempre, insomma, cerchiamo di essere a disposizione di tutti, potete contattarci. Ultima informazione, in questi giorni, proprio in questi giorni, purtroppo in coincidenza con questo webinar, stiamo facendo il rehosting di tutti i siti, quindi li troverete spenti in questo momento con una pagina di benvenuto, ma la prossima settimana si riaccenderanno. E poi infine c'è un canale YouTube dedicato. Vi ringrazio. Grazie all'ingegner Drauli per il suo intervento e passerei la parola alla dottoressa Gloriana Cimmino di PagoPA SPA che ci fornirà una descrizione sullo stato dell'arte delle piattaforme realizzate e gestite dalla sua società. Parola a Gloriana, grazie. Gloriana, non ti Non la sentiamo, sentiamo? dovresti attivare il microfono. Perfetto, benissimo, prego. Grazie, grazie. Allora, in questi 15 minuti cercherò di darvi un po' di diciamo, informazioni su come siamo, qual è lo stato dell'arte
rispetto alle piattaforme che gestiamo come PagoPA e rispetto alle indicazioni che sono contenute all'interno del piano triennale. Innanzitutto, diciamo, quali sono le piattaforme che sono indicate nel piano triennale in carico a PagoPA? Sicuramente questa è una slide che riepiloga un po' tutto l'ecosistema delle nostre piattaforme. Due sono mature, quindi ci stiamo lavorando in un'ottica di evoluzione e consolidamento, come indicato a piano, ovvero da un lato la piattaforma PagoPA, che è la piattaforma che gestisce ovviamente tutta la parte di incassi della pubblica amministrazione, dall'altra il front-end che è punto unico d'accesso introdotto dal codice dell'amministrazione digitale, quindi l'APIO. Ma nello stesso momento a piano ci sono tutta una serie di altre piattaforme, alcune diciamo già realizzate, quali la piattaforma notifiche, che è già disponibile per l'integrazione e che è la piattaforma che secondo le indicazioni delle norme e così come riportato anche nell'ambito del piano, va un po' a ribaltare il concetto di notifiche a valore legale, per cui diciamo, diciamo, dà la possibilità di andare a notificare tutti gli atti a valore legale in modo digitale a norma di legge. E su questo poi torneremo dopo. Le altre due piattaforme diciamo, sono una, la parte, quella che a piano viene indicata come IDPay e che in effetti costituisce un'evoluzione del famoso centro stella dei pagamenti elettronici, che è l'infrastruttura che consente a tutti gli enti di erogare delle iniziative di welfare in maniera più semplice e automatica. E poi ovviamente abbiamo lavorato anche sulla piattaforma di interoperabilità che abbiamo rilasciato già live a partire da ottobre dell'anno scorso e sulla quale non mi soffermerò perché ho visto che c'è anche un intervento del Dipartimento che gestisce poi questa piattaforma realizzata da noi e quindi fondamentalmente ve ne parleranno direttamente loro. In questa slide ovviamente vedete che tutte quelle che sono le soluzioni dell'ecosistema digitale di PagoPA sono in un certo senso interconnesse. Quindi quello che è importante diciamo, rilevare è che fondamentalmente tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo in una logica di diciamo, interconnessione tra le piattaforme, un servizio viene gestito su PagoPA, ma quello stesso servizio può essere esposto su IO per chiudere il pagamento e se va notificato a valore legale, fondamentalmente riesce anche ad essere notificato a valore legale su piattaforma notifiche. Come siamo messi sulle singole piattaforme? Innanzitutto la piattaforma PagoPA. La piattaforma PagoPA oggi è una piattaforma che in un certo senso è già oramai matura. Siamo partiti nel 2019 con la gestione di circa 46 milioni di transazioni, riconducibili quasi esclusivamente al bollo auto. Oggi la piattaforma viene utilizzata da 44 milioni di cittadini, 2 milioni e 6 di imprese e abbiamo la quasi totalità degli enti pubblici che aderiscono alla nostra piattaforma di incasso. A piano triennale c'erano 20.000 servizi da attivare nel 2022, solo l'anno scorso abbiamo attivato oltre 76.000 servizi, quindi abbiamo superato di gran lunga quelli che erano gli obiettivi indicati a piano e abbiamo chiuso il 2022 con 332 milioni di transazioni per un valore di 60 miliardi di transato. L'anno 23 è ripartito con la stessa, diciamo, dinamica in quanto abbiamo riscontrato un più 30% rispetto al pari periodo dell'anno scorso, quindi a fine febbraio arriveremo a circa 60 milioni di transazioni. Questo che cosa sta trainando PagoPA? PagoPA sicuramente lo stanno trainando alcuni enti pubblici grandi che stanno salendo a bordo. L'anno scorso e si è quasi completamente diciamo,
completata l'onboarding di motorizzazione civile, Agenzia delle Entrate, Entrate e Riscossioni e INPS, mentre nello stesso momento sono partiti tutti i bandi PNRR che stanno finanziando comuni, regioni, scuole, università e sanità e che quindi stanno supportando la crescita di questa piattaforma. A questo punto, cosa stiamo facendo noi a livello di ecosistema? A livello di ecosistema stiamo lavorando in un'ottica sicuramente di consolidamento della piattaforma per renderla più stabile in termini anche di business continuity, vista la mole di pagamenti che gestiamo sulla piattaforma, diciamo, importante securitizzare la piattaforma ancora di più rispetto all'attuale e garantire che cittadini e imprese possano ultimare i pagamenti H24 da tutti i canali in base a quelle che sono le logiche dello schema. Abbiamo diciamo, semplificato tutte le procedure di onboarding anche per gli enti che oggi si possono registrare direttamente al sistema e operare in modalità self attraverso l'area riservata. L'altra semplificazione che stiamo portando è a tutti i sistemi di quadratura e riconciliazione e soprattutto agli standard e ai protocolli di base che guidano la piattaforma attraverso l'introduzione del modello unico, che ovviamente abbandona un po' quelle che sono le logiche iniziali di PQPA basate su modello 1, modello 3, quindi sito dell'ente o pagamento da parte di altri canali, ma è atterrato tutto su un modello unico. Quello che differenzia un pagamento dall'altro è fondamentalmente il touch point dal quale si inizializza l'operazione di pagamento. Passando alla piattaforma IO, anche la piattaforma IO, anch'essa è stata finanziata dal PNRR per tutto il mondo dei comuni, delle regioni, delle scuole, università e sanità, anche questa sta avendo un decollo molto importante, per cui ovviamente c'era già una base di cittadini molto importante per il front-end della pubblica amministrazione che è riuscita a decollare grazie a iniziative come il cashback piuttosto che il Green Pass. Quindi oggi abbiamo una base di cittadini di circa 33 milioni che hanno downloadato l'applicazione. Ma è un'applicazione che non solo è stata downloadata, ma viene anche utilizzata costantemente, in quanto abbiamo circa 6 milioni di utenti che tutti i mesi si erogano sulla piattaforma per effettuare delle operazioni di pagamento. Ci sono addirittura 16 milioni di strumenti di pagamento che sono stati diciamo, caricati in IO in modo tale da chiudere l'operazione in app in modo semplice e veloce. Anche in questo caso abbiamo superato gli obiettivi e i target del piano. Rispetto ai 20.000 che erano previsti a piano, abbiamo attivato solo l'anno scorso 93.000 servizi. Ad oggi sono 170.000 complessivamente quelli che sono i servizi che sono esposti sulla piattaforma. Qui che cosa stiamo facendo? Ovviamente IO la stiamo facendo evolvere in un'ottica di razionalizzazione, in un'ottica di semplificazione in termini di user experience per rendere sempre l'app più fruibile da parte del cittadino e garantire agli enti di esporre i propri servizi digitali in modo più veloce e più intuitivo per il cittadino, sia un efficientamento in termini di pagamento, sia un efficientamento anche in termini di interazione. Infatti stiamo partendo con una nuova funzionalità che permetterà all'ente di esporre dei servizi su IO e il cittadino potrà, in modalità single sign-on, accedere direttamente a applicazioni dell'ente senza doversi rilogare, in modo tale da poter interagire direttamente con le applicazioni dell'ente. Ovviamente, qual è la strada che stiamo percorrendo? Partiamo da un appio con tutta una serie di funzionalità. L'obiettivo è quello di atterrare su un wallet, su un digital wallet che sia un digital wallet che raccoglie documenti, contenuti anagrafici, identità e che possa essere utilizzato non solo su base nazionale, ma anche a livello, diciamo, europeo. Quindi questa è la strada
tracciata nel piano triennale, i risultati ci sono e l'app è fortemente apprezzata da parte degli enti che continuano ad esporre servizi e a utilizzare Appio partendo dal pagamento per risalire la catena e fondamentalmente creare dei servizi end-to-end digitali per la propria utenza. Piattaforma notifiche digitali, questa come vi dicevo è la novità, diciamo, dell'anno. Già l'anno scorso abbiamo fatto tutta una serie di sperimentazioni con alcuni comuni in particolare. Quest'anno andremo live nel secondo quarter dell'anno e banalmente partiremo sicuramente con degli enti centrali, partiremo però anche con gli enti locali. Perché? Perché è stato emesso addirittura un bando PNRR che finanzia i comuni e solo al primo bando ci sono state circa 5.000 adesioni da parte del comune. Cosa fa la piattaforma notifiche digitali? Digitalizza e semplifica tutto il processo di gestione delle comunicazioni a valore legale, introducendo un soggetto che è PagoPA, che fondamentalmente garantisce la possibilità all'ente di caricare gli atti sulla piattaforma. Da quel momento in poi l'ente, tra virgolette, non ha più una responsabilità rispetto a quegli atti, ma tutto il processo di notifica digitale e l'eventuale backup analogico, qualora il cittadino non abbia, diciamo, non sia raggiungibile digitalmente, viene gestito direttamente da PagoPA, che è gestore della piattaforma. Questo ovviamente attraverso un processo e delle regole tecnologiche, ma anche di processo, che sono standard, condivise e normate. Beneficio per gli enti, sicuramente una riduzione dei tempi di invio, più riesco a raggiungere digitalmente il cittadino, più riesco a diciamo, ad andare a ridurre i miei costi, risparmio i costi di notificazione e riesco soprattutto attraverso l'utilizzo integrato di Appio e di piattaforma notifiche PagoPA a ridurre i tempi di incasso di una comunicazione a valore legale. 800 sono le PA che dobbiamo integrare nel 23, ma come vi dicevo sono già 5.000 i comuni che ci stanno chiedendo di salire a bordo quest'anno. 4.000 PA entro il 25 e prevediamo di gestire circa 10 milioni di notifiche ogni mese a fine 26. L'ultima piattaforma è la piattaforma di welfare. La piattaforma di welfare, noi oggi abbiamo già un'architettura in casa che è l'architettura del centro Stella. Questa soluzione, su questa soluzione sulla quale abbiamo gestito il cashback, abbiamo già 3 milioni di POS attivi. Attraverso l'evoluzione di questa piattaforma, sulla quale in questo momento siamo in fase pilota, andremo a gestire in modo automatico e standard tutti i processi di erogazione delle iniziative di welfare, andando ovviamente a garantire a tutti i cittadini che ne hanno diritto di ricevere crediti o agevolazioni che vengono erogate dai loro enti. Vi faccio solo due esempi di quello che, diciamo, di quello sul quale stiamo lavorando. In particolare stiamo lavorando su due modalità di erogazione di welfare. Uno è il modello a rimborso differito, che prevede che il beneficiario possa registrare il proprio strumento di pagamento e l'IBAN, effettua un pagamento presso un qualsiasi POS fisico o presso un e-commerce e poi riceve direttamente il riaccredito di quel beneficio economico in modo parziale o in modo totale direttamente sul suo conto corrente. L'altro è invece una modalità a sconto con un coupon o un QR code. In questo caso il modello che cosa prevede? Prevede che l'utente beneficiario utilizzi uno strumento come lo SPID, si autentichi ad Appio e una volta che si è registrato all'iniziativa riceve a questo punto un QR code o un coupon che presenta presso l'esercente per ottenere ovviamente il bonus al quale ha diritto. Quindi, ecco, diciamo, con questa cosa volevo chiudere un po', i risultati ci sono, quest'anno continuiamo a lavorare per ottimizzare le piattaforme già live e per, diciamo, continuare.
supportare i nostri enti con le nuove piattaforme che si stanno affacciando sul mercato. Ringrazio moltissimo la dottoressa Cimmino per questa panoramica sulle piattaforme a disposizione delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini e le imprese. Invito lei e gli altri relatori a verificare le domande di loro pertinenza che si stanno susseguendo sulla chat in maniera tale poi da poter organizzare delle risposte scritte che metteremo a disposizione dei partecipanti. Passo la parola adesso alla dottoressa Enrica Massella dell'Agenzia per l'Italia Digitale, già collegata, che ci illustrerà quella che è l'evoluzione della PEC secondo il regolamento eIDAS previsti, quindi evoluzione prevista nei prossimi mesi. Parola a Enrica, grazie. Grazie a te Fabrizio, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il mio intervento, vorrei in qualche modo farvi focalizzare su uno degli aspetti che avrà dei grossi impatti su tutto il mondo della posta elettronica certificata. E visto lo switch off del sistema che dovrà dalla attuale posta elettronica certificata passare verso il nuovo sistema che è previsto dal regolamento eIDAS, che è il regolamento europeo 910 del 2014. La norma di riferimento che riguarda questo passaggio è la legge 135 del 2018, che prevede che vengano adottate tutte le misure in modo tale che i servizi di posta elettronica certificata possono diventare ed essere conformi a quanto previsto dal regolamento eIDAS qui previsto indicato. E praticamente poi tra l'altro prevede anche che dovrà essere emanato un DPCM in modo tale da gestire questa data di switch off e chiaramente da quando questo avverrà non verrà abrogato l'articolo del codice dell'amministrazione digitale che riguarda la posta elettronica certificata attuale. Vediamo un attimo quali sono i numeri dell'attuale posta elettronica certificata. Le caselle sono più di 14 milioni, e sono quelle che vengono utilizzate dalle PA, dai professionisti, dalle imprese, ma anche dai singoli cittadini. Tant'è che solo nel 2022 sono stati più di 2 miliardi e mezzo i messaggi che sono stati scambiati tra questi soggetti. Quindi capite bene che uno switch off di questo genere può creare veramente delle grandi criticità e bloccare un sistema che in qualche maniera garantisce il valore legale dello scambio di messaggi tra cittadini e imprese e la pubblica amministrazione. Ma anche il regolamento eIDAS pone questo come obiettivo a tutti gli stati membri e quindi anche l'Italia deve adeguarsi a quelle che sono state le indicazioni poste nell'ambito del regolamento eIDAS. E il tutto in modo che si avesse un impatto di minore criticità per tutti i soggetti coinvolti, ma l'altra cosa sulla quale ha puntato l'Italia è anche di garantire
l'interoperabilità dello scambio dei messaggi tra i diversi gestori del servizio di recapito elettronico certificato. E quindi cosa è stato fatto finora e cosa dovrà essere fatto nel prossimo futuro? Innanzitutto si è lav dovuto lavorare sia per quelli che sono gli aspetti legati ai gestori della posta elettronica certificata. E poi invece vedremo quelle che dovranno essere le azioni che dovranno essere poste in essere dalle pubbliche amministrazioni in modo tale che anch'esse siano conformi a questo nuovo servizio che viene erogato. Innanzitutto è stato costituito un gruppo di lavoro con questi gestori di PEC e con gli organismi di standardizzazione in modo tale da esaminare la problematica e soprattutto andare a pianificare delle azioni che potessero farci arrivare diciamo, all'obiettivo prefisso del 2024. E quindi ad agosto del 2022 sono state emanate le regole tecniche del nuovo sistema di servizio di recapito elettronico certificato qualificato e oltre a questo sono state anche portate avanti delle iniziative, come dicevo, con gli organismi di standardizzazione come Uninfo e anche Etsy, in modo tale da far sì che questo servizio possa essere un servizio non proprietario, interoperabile e comunque basato sul protocollo SMTP, che è il protocollo che viene attualmente utilizzato e quindi evitando in qualche maniera di disorientare troppo quello che sono gli attuali utilizzatori. E quindi si è giunti alla definizione di quello che è la REM policy a livello italiano. Tra l'altro, sono anche stati effettuati dei corsi assieme ad Accredi, all'organismo di normazione per quanto riguarda gli standard a livello italiano di accreditamento, organismo di accreditamento, in modo tale da poter, che così si è potuto far sì che venissero formati soggetti che poi andranno a certificare quanto deve essere fatto da parte dei gestori del servizio. Ma andiamo un po' invece sul dettaglio di quello che deve essere fatto dalla pubblica amministrazione. E ritrovate tra il capitolo dei servizi questo obiettivo che riguarda proprio l'adeguamento del servizio di recapito a quello che è previsto dal regolamento europeo. Questa migrazione prevede che nel 2023 il 100% delle pubbliche amministrazioni effettuino il riconoscimento del titolare della PEC che è oggetto della migrazione e quindi facciano sì che poi nel 2024 le PA migrino verso questi nuovi servizi, in quanto la questione fondamentale nell'ambito di questi nuovi servizi di recapito è che sia il mittente che il destinatario vengano identificati secondo delle procedure
che vengono messe a disposizione da Agid. Nel 2022, come vedete, sono state definite le modalità di migrazione. Per giugno di quest'anno è previsto che vengano fornite delle specifiche per poter verificare l'interoperabilità delle soluzioni e in modo tale che poi per il giugno 2024 possa avviarsi questo switch off ve dal vecchio al nuovo sistema. Le PA, come linee di azione previste dal piano triennale, entro dicembre di quest'anno devono effettuare i test di integrazione delle applicazioni che attualmente utilizzano per quanto riguarda la posta elettronica certificata, in modo tale, quindi attraverso il protocollo, in modo da far sì che possano essere pronti per lo switch off. Chiaramente per effettuare questo tipo di integrazioni raccomandiamo di utilizzare al meglio tutti i fondi del PNRR che sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni stesse. Grazie. Ringrazio moltissimo Enrica Massella per il suo intervento su questo argomento molto molto importante e passerei subito la parola alla dottoressa Ducci, Stefania Ducci, che ringrazio per il suo intervento e che Buongiorno. ci parlerà della Strategia Nazionale per la Cybersicurezza 22-26 e il suo stato di attuazione. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, spero appunto mi sentiate tutti bene. Sì, allora, innanzitutto diciamo che forse non tutti ecco, conoscono la Strategia Nazionale di Cybersicurezza che è stata adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 maggio del 2022. Da allora sono stati fatti diversi passi in avanti, chiaramente la strategia è diciamo, richiamata anche appunto nel piano appunto, triennale per l'informatica nella PA, in particolar modo al capitolo 6 dedicato specificamente alla sicurezza informatica. E in questo contesto diciamo che fra l'altro vi è stato una specie di switch no, tra il piano triennale e la strategia, nel senso che lo stesso piano prevede appunto che a partire dal dicembre dell'anno scorso di fatto viene avviato appunto l'implementazione delle misure previste dalla strategia e dal relativo piano di implementazione che contengono una serie di misure volte proprio a rafforzare la cybersicurezza della pubblica amministrazione, misure che intervengono sia sul piano tecnico ma anche sul piano dell'accrescimento delle competenze. Chiaramente qui non parliamo appunto di competenze digitali tout court, ma competenze appunto e anche accrescimento della consapevolezza nel contesto appunto della cybersicurezza. In particolar modo nell'ambito del piano di implementazione che ricordo appunto è valido per tutto il periodo 2022 fino a tutto il 2026, vi sono 11 misure che sono state identificate come pertinenti specificamente alla pubblica amministrazione o anche alla pubblica amministrazione. In particolar modo vediamo appunto vi sono misure che riguardano sia le attività di procurement appunto ICT della PA al fine di includere appunto nel procurement proprio elementi requisiti di cybersicurezza, ma anche la necessità di rilasciare aggiornate linee guida sulla cybersecurity per le pubbliche amministrazioni, implementando anche un approccio zero trust. E in quest'ottica è previsto anche un aggiornamento del framework nazionale per la cybersecurity e la data protection.
Chiaramente sono previsti anche interventi di potenziamento delle capacità di identificazione a rischio cyber nella pubblica amministrazione, in particolar modo implementando appunto una serie di attività, non solo potenziando appunto le capacità dello CSIRT Italia che insiste presso questa agenzia, ma anche appunto creando un ISAC centrale presso la CN e realizzando appunto degli ISAC anche. Quindi, scusate, questo termine ISAC sta per Information Sharing and Analysis Center, che a differenza dello CSIRT, che è una sigla che sta per Computer Security Incident Response Team, sono unità che mettono a sistema tutti i dati e gli elementi tecnici per, ecco, come dire, effettuare un'analisi di più alto livello e di contesto e restituire poi degli output, delle linee guida da applicare anche a livello settoriale, quindi specifico ad esempio in questo caso per il settore della pubblica amministrazione. Altre misure però contemplano appunto servizi di monitoraggio di vulnerabilità e configurazioni erronee nei servizi appunto che sono esposti su internet, quindi servizi ai cittadini, ma anche lo sviluppo di migliori pratiche appunto per la gestione dei domini di posta elettronica della pubblica amministrazione, in particolar modo per proteggersi contro campagne di phishing o comunque di abusi appunto di qualsivoglia natura. Per chi non lo sapesse, il phishing appunto è quella attività cyber malevola, a volte consiste normalmente nell'invio appunto di email, volte a far credere al destinatario che sia una mail proveniente da un mittente legittimo e dove invece in realtà appunto magari cliccando su un link o fornendo delle informazioni si finisce appunto per ritrovarsi il computer o infettato appunto da qualche software malevolo o comunque attività che appunto consentono di estrapolare, comunque di, diciamo così, di sfruttare anche i dati personali dell'utente che diciamo, inavvertitamente appunto li dovesse fornire. Altre misure contemplate appunto dal nostro piano di implementazione riguardano chiaramente anche, si parla di aspetti di digitalizzazione e innovazione, anche di sviluppo dei servizi pubblici digitali, tanto per le pubbliche amministrazioni centrali quanto per quelle locali, rafforzando chiaramente le componenti di cyber security. Ma poi abbiamo anche tutta la parte di formazione e anche di sensibilizzazione, come accennavamo prima. Ma chiaramente una strategia che ricordo a tutti è scaricabile dal sito della CN, quindi c'è proprio la sezione strategia all'indirizzo cn.gov.it, prevede diversi strumenti di finanziamento. Abbiamo oltre chiaramente ai programmi, diciamo così, Horizon Europe e Digital Europe, di cui tutte le pubbliche amministrazioni possono avvalersi presentando apposite progettualità, abbiamo anche le progettualità nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche il famoso 1,2% degli investimenti nazionali lordi su base annuale che si sono tradotti nell'ultima legge di bilancio. Con l'allocazione di fondi da parte del governo per l'attuazione e la gestione di interventi di cybersicurezza, quindi per l'attuazione della strategia. In particolar modo il governo ha stanziato fondi già a partire da quest'anno fino a tutto il 2037, quindi un periodo che va ben oltre, diciamo così, il periodo di operatività dell'attuale strategia. Alla quale farà seguito chiaramente un aggiornato piano di implementazione. E vedete appunto esempio per l'anno in corso il governo ha stanziato 70 milioni di euro per interventi di attuazione appunto della strategia più altri 10 per interventi di gestione, quindi nell'ambito delle attività appunto più se vogliamo ordinarie, più che di innovazione, di presentazione di nuove progettualità. Che ruolo ha appunto la CN in tutto questo? Chiaramente la CN coordina e monitora l'attuazione degli interventi per l'attuazione della strategia e in particolar modo predispone a seguito di una
raccolta delle quelle che sono le esigenze, i fabbisogni finanziari appunto degli attori identificati come responsabili nell'ambito del piano di implementazione per l'attuazione delle singole misure, dispone l'allocazione dei fondi attraverso un apposito DPCM che è predisposto d'intesa con il MEF. Quindi di fatto la CN non gestisce direttamente questi fondi, che sono comunque è il MEF, che poi in base ai fabbisogni appunto a noi rappresentate dalle amministrazioni responsabili, appunto elargisce poi i relativi fondi. Ma diciamo, al di là appunto di questi fondi stanziati con la legge di bilancio e i fondi ordinari che fanno capo alle singole amministrazioni, abbiamo dei fondi PNRR, perché appunto voglio ricordare che proprio l'investimento 1.5 è destinato appunto alla cyber security, e in particolar modo sono stati stanziati appunto 623 milioni di euro appunto di fondi per la realizzazione di una serie di alcune delle misure della strategia nazionale, in particolar modo di ben 14 delle 82 che sono appunto il totale delle misure contemplate dal nostro piano di implementazione. Facevo riferimento, tra queste vi sono anche quelle che prevedono, diciamo così, il potenziamento anche del nostro CSIRT, in particolar modo la possibilità di assicurare e facilitare la notifica degli incidenti in maniera unitaria, ma anche l'istituzione dell'ISAC appunto nazionale presso la nostra agenzia. Ecco, qui vedete poi lo spacchettamento fondamentalmente delle attività secondo tre filoni di progettualità. Abbiamo i servizi cyber nazionali per un totale di 174 milioni di euro, utilizzati anche per attivare l'agenzia, oltre che per realizzare all'interno della stessa appunto un'unità centrale di ispezione, quindi per verificare la corretta attuazione sia del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che della normativa sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Ovviamente, vedete, abbiamo la clessidra gialla, indica appunto gli interventi che sono stati finalizzati a fine appunto 2022. Gli altri, dove c'è a fianco la clessidra verde, indicano quelli che dovranno essere realizzati entro il 2024. E in particolar modo attiro poi la vostra attenzione sugli interventi di potenziamento della resilienza cyber per la pubblica amministrazione, per i quali sono previsti 301,7 milioni di euro, e sono appunto che hanno visto, diciamo così, la realizzazione di 5 interventi di potenziamento entro il 2022, ma altri 50 dovranno essere realizzati entro la fine del 2024. Vediamo peraltro cosa è stato realizzato quindi fino ad ora. Abbiamo visto come appunto oltre all'istituzione dell'agenzia e la creazione al suo interno, attivazione del centro di valutazione e certificazione nazionale che è transitato dall'allora Ministero dello Sviluppo Economico, diciamo, sono stati pubblicati tre avvisi per il potenziamento del livello di maturità e della gestione del rischio cyber per le pubbliche amministrazioni, con 100 progetti già ammessi a finanziamento. In particolar modo abbiamo parlato di questi tre avvisi. Il primo avviso appunto è a ristoro, ossia sulla base delle progettualità presentate dalle singole amministrazioni, l'agenzia appunto ha provveduto ad allocare, ad elargire i relativi fondi. L'avviso 1 abbiamo 12 amministrazioni partecipanti per un totale di 29 progetti finanziati, per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, mentre l'avviso 2, alla quale hanno partecipato sempre 12 amministrazioni con 57 interventi attivati, ha visto uno stanziamento di 9 milioni e mezzo di euro. Anche qui si tratta però di non interventi a ristoro, ma a servizio, nel senso che qui è l'agenzia appunto che attraverso i propri contratti eroga direttamente uno specifico servizio all'amministrazione richiedente. Abbiamo poi l'avviso appunto 3,
e vediamo appunto che ha riguardato in particolar modo le pubbliche amministrazioni locali. Ad esito della procedura, in particolar modo, sono stati ammessi a finanziamento 35 soggetti attuatori per un totale di 51 progetti. Quindi sono stati assegnati appunto un totale di 45 milioni suddivisi, vedete, praticamente abbiamo coperto tutti i soggetti che potevano, soggetti attuatori che potevano essere ammessi a partecipare appunto all'avviso. Quindi le regioni, i comuni, capoluogo facenti parte delle città metropolitane e comuni capoluogo delle città metropolitane istituite nelle regioni a statuto speciale e le province autonome. Qui vedete la ripartizione appunto anche del budget a seconda appunto della tipologia di regioni, comuni, ovvero di province appunto autonome. E qui abbiamo appunto i risultati della graduatoria finale dell'avviso 3, appunto anch'esso a ristoro. Quindi parlavamo di 35 amministrazioni per 51 progetti finanziati. Per esempio vediamo il comune di Bari, al quale sono stati presentati due progetti, entrambi appunto diciamo così finanziati, mentre per alcune realtà appunto a fronte di un numero, certo numero di progetti, magari ne è stato appunto finanziato una parte delle progettualità. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Qui vedete appunto anche le regioni, comunque le slide appunto vi rimangono e rimaniamo a disposizione chiaramente per qualsiasi domanda. Ringrazio moltissimo la dottoressa Stefania Ducci per il suo intervento, è un argomento interessantissimo e chiaramente molto di attualità per tutte le pubbliche amministrazioni. E passo la parola e ringrazio in anticipo l'ingegner Rocco Affinito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ci parlerà di interoperabilità dati e della PDND. A lui la parola, grazie. Salve, buongiorno a tutti. Non so se mi sentite. Ok. L'obiettivo di questa presentazione è quello di mostrare il legame che c'è appunto tra il capitolo 2 dati del piano triennale, il capitolo 5 interoperabilità. Infatti, essendo molto connessi tra di loro, ho voluto evidenziare in questa slide proprio l'incipit dei due capitoli, evidenziando appunto le parole che praticamente portano tutte ad uno stesso concetto. Nel capitolo 2 dei dati si parla di valorizzare il patrimonio informativo in ottica data economy per prendere decisioni data driven. Il capitolo 5 parte sempre con l'incipit di valorizzare il capitale informativo attraverso l'interoperabilità per l'applicazione del principio One Solly. Quindi l'obiettivo comune è quello di utilizzare tutti i dati che ci sono nella pubblica amministrazione, da un lato per prendere le decisioni guidate appunto dai dati, e dall'altro quello per applicare il cosiddetto principio One Solly, che è un principio che viene dalle linee guida di interoperabilità europea, secondo il quale un cittadino, una volta che ha fornito ad un'amministrazione i propri dati, non deve più fornirli ad altre amministrazioni. Quindi praticamente i dati del cittadino, sempre nel rispetto della privacy, devono essere condivisi tramite l'interoperabilità tra le varie pubbliche amministrazioni. Come avviene quindi questa commissione tra dati e interoperabilità? Andando a recepire il cosiddetto regolamento europeo degli open data, che poi AGID ha linee guida che sono per essere adottate, appunto l'adozione del dato aperto nella pubblica amministrazione, si può schematizzare
La distribuzione, la condivisione dei dati della PA secondo questo schema, secondo cui esistono appunto due tipologie di dati, dati proprietari e gli open data, dove però la normativa distingue due tipologie di open data, i cosiddetti open data ad alto valore, dinamici e di ricerca, e poi ci sono tutti gli altri dataset che sono dataset statici. La normativa dice che i dataset possono essere, quindi come vediamo in basso su questo schema, possono essere condivisi in modalità tra virgolette statica, quindi attraverso dati e metadati sul sito gestito da Agid, che è Datico.it. Invece i dati ad alto valore, che sono delle tipologie di dati che sono stati identificati dalla Commissione europea, come per esempio dati territoriali o dati spaziali, i dati dinamici, che sono dati che cambiano con una certa frequenza, i dati della ricerca, devono essere esposti tramite API. E la stessa cosa avviene per quanto concerne i dati proprietari. Quindi i dati proprietari e alcune tipologie di open data devono essere esposte tramite API utilizzando tutto il framework di interoperabilità messo a disposizione dalle linee guida MODI, che sono appunto delle linee guida adottate da Agid, che si raggruppano principalmente nelle tre linee guida, che sono le linee guida di interoperabilità tecnica, le linee guida di sicurezza dell'interoperabilità informatica, e poi ci sono le linee guida della piattaforma digitale nazionale dati, che è appunto quello che nello schema qui ho indicato come PDND di interoperabilità, che è la piattaforma che è stata individuata per appunto abilitare a livello centrale, a livello di pubblica amministrazione, lo scambio interoperabile tra le varie basi dati. Ma non ultimo appunto, invece la piattaforma NDC, che è la piattaforma raggiungibile all'indirizzo schema.gov.it, che è la piattaforma che in realtà rende possibile l'interoperabilità, perché è la piattaforma delle semantiche e vocabolari controllati nazionali, che appunto va ad identificare e a definire quali sono i significati e le ontologie delle API esposte sulla piattaforma PDND. Quindi, che cos'è la piattaforma digitale nazionale dati? La PDND è una piattaforma che è in carico appunto, al Dipartimento ed è gestita da PagoPA, che è istituita dall'articolo 50 ter del CAD, è appunto una piattaforma che ha la finalità di permettere l'interoperabilità dei dati e la funzionalità che deve eseguire è quella di autenticare gli enti che accedono alla piattaforma, autorizzare l'accesso a dei servizi esposti sulla piattaforma e mostrare un catalogo API agli enti in modo da permettere a loro di capire quali sono i servizi disponibili in quel momento sulla piattaforma. Andando a riassumere, quindi PDNG gestisce l'autenticazione, l'autorizzazione e il tracciamento degli enti aderenti, garantendo la sicurezza delle informazioni. Fornisce un insieme di regole condivise in modo da poter semplificare gli accordi di accesso ai dati, superando il vincolo di una stipula di accordo punto punto tra due enti, ma permettendo di firmare un accordo di adesione alla piattaforma e poi andare in modo semplificato a definire in fase di richiesta di accesso a un servizio, quali sono le finalità di accesso al servizio. E poi, come ho detto in precedenza, mette a disposizione un catalogo API in costante crescita, perché in modo che il fruitore del servizio possa andare a scegliere quale, una sorta di marketplace di servizi a disposizione di tutti gli enti della PA.
La PDND rientra nella misura PNRR 131 ed è una misura che cuba 556 milioni di euro, di cui solo il 10% è riservato alla piattaforma PDND, circa 11 milioni invece alla piattaforma Schema GoVit, il cui attuatore è Istat, e poi ci sono circa un totale di 490 milioni di euro circa che sono destinati al popolamento del catalogo API in ottica di favorire l'interoperabilità dell'intero ecosistema della pubblica amministrazione. Per wording del PNRR 200 milioni sono destinati agli accordi con le PAC, mentre 290 milioni sono avvisi che vengono per comuni, regioni, università e ASL. Questo servirà quindi in futuro poi ad andare a definire una sorta di ecosistema basato appunto sull'anagrafe nazionale della popolazione residente, in cui praticamente tramite PDND sarà possibile quindi applicare il principio del once only. Quindi come funziona la piattaforma? Rapidamente vi do un overview. Esiste un ente erogatore di un servizio che decide di pubblicare e mettere a disposizione un servizio per un ente fruitore. Quando un ente erogatore pubblica un servizio, sceglie varie caratteristiche di questo servizio, tra cui gli attributi minimi che un ente fruitore deve possedere per poter accedere, dove questi attributi sono in realtà degli attributi che vengono presi dal registro IPA. Quindi, per esempio, una pubblica amministrazione centrale può decidere di pubblicare dei servizi per dei comuni. A quel punto, quando un comune si presenta alla piattaforma, tramite il registro IPA si riconosce che è un comune e gli viene assegnato quel determinato attributo. Una volta che un ente fruitore vede nel catalogo un servizio di suo interesse e nel momento in cui riesce a fare la richiesta di fruizione, è facoltà dell'erogatore a quel punto accettare o meno la richiesta di fruizione. E da quel momento in poi si crea una sorta di link tra fruitore ed erogatore e quindi è possibile richiedere la fruizione. Quando avviene la richiesta di fruizione, praticamente il fruitore richiede alla PDND un token autorizzativo e poi effettua uno scambio dati con l'erogatore che avviene all'esterno della PDND. Questo è un punto fondamentale perché la PDND non vede nessun transito dei dati tra erogatore e fruitore e quindi oltre all'autenticazione e all'autorizzazione, PDND non vede quindi passaggio dati. Cosa fa la PDND? L'abbiamo riassunto qui, l'interoperabilità accredita agli enti, supera la necessità della stipula di accordi di interoperabilità, rende disponibile il catalogo e recupera informazioni sugli accessi, nel senso riesce solamente a sapere quanti token autorizzativi sono stati rilasciati, poi quante richieste sono state fatte con un token, non può saperlo perché lo scambio dati, come abbiamo detto, avviene all'esterno. La durata di un token, della validità di un token è scelta dall'ente erogatore, quindi l'ente erogatore quando pubblica un servizio può scegliere se il token dura da 5 minuti fino a 24 ore. Con quel token, in quel lasso di tempo, il fruitore può fare n chiamate che sono completamente trasparenti alla PDND. Quindi cosa non fa? Non conserva informazioni, non permette accesso diffuso perché è sempre l'erogatore che decide a chi permettere l'accesso a quei dati, non obbliga gli enti a fornire e a pubblicare servizi e non decide quali informazioni devono essere scambiate. Quindi è sempre l'erogatore che decide sì, se chi e perché accede a un servizio da lui esposto.
Come funziona l'adesione? Per aderire bisogna effettuare il cosiddetto onboarding sulla piattaforma, cioè praticamente la firma di un accordo di adesione tra l'ente che vuole accreditarsi e PagoPA. Questo accordo di adesione permetterà poi, in un secondo momento, una volta che si è sulla piattaforma, di effettuare richieste anche ad enti terzi, solamente sottoscrivendo una richiesta, quindi richiedendo una richiesta di fruizione sulla piattaforma, senza la necessità di effettuare, nuovi accordi con l'ente fornitore del servizio. In questa slide ho rapidamente ripercorso i quattro step per l'adesione. Cosa è stato fatto fino adesso per la PDND? È stata fatta un'adozione controllata che ha coinvolto 10 enti. Dal 17 ottobre la piattaforma è live, sono stati pubblicati due bandi all'AMPSAM, uno per i comuni italiani con scadenza il 19 maggio e l'altro per le regioni con scadenza il 30 giugno. È stato pubblicato il decreto ministeriale che obbliga tutte le nuove messe a disposizione di servizi in interoperabilità a passare su PDND e al momento ci sono 204 enti attivi sulla piattaforma, 33 API pubblicate nel catalogo, 6 accordi stipulati con le PAC, oltre 4.000 comuni già hanno risposto all'avviso che scadrà appunto il 19 maggio e ci sono 6 accordi in definizione con altre pubbliche amministrazioni. Ci sono tutta una serie di strumenti che abbiamo messo a disposizione, che vi lascio nelle slide come materiale per chi fosse interessato, e inoltre abbiamo come dipartimento tutta una serie di colleghi che operano sul territorio, che sono dei colleghi che possono comunque aiutarvi sia nella fase di onboarding che nella fase di pubblicazione dei servizi. Questo è tutto. Grazie, dottor Affinito, e consentitemi di chiudere i lavori con un ringraziamento a tutte le persone che hanno consentito la realizzazione di questo ciclo di webinar. E in particolare volevo ringraziare appunto tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi, e quindi il dottor Angeletti, la dottoressa Cimino, la dottoressa Ducci, il dottor Affinito, e ovviamente i colleghi Agid, Drauli e Massella, e anche tutti gli altri colleghi Agid che sono intervenuti nelle precedenti sessioni. E un ringraziamento particolare va a tutte le persone che collaborano con me alla Biennale, e quindi tutti i colleghi Pagnotta, Veglianti, Romano, Tappi, e in chiusura ovviamente a coloro che coordinano tutte queste attività, che sono Fabrizio Donzella e Rosa Maria Barrese, che con il costante supporto di Formens hanno reso possibile tutto ciò. E vi ringrazio, e grazie ovviamente anche ai partecipanti, che sono sempre stati numerosissimi. E buon fine settimana a tutti. Grazie. Allora, mi associo ai ringraziamenti, vi saluto e vi ricordo che questo era l'ultimo webinar sul tema piano triennale per l'informatica. Qualcuno ci ha chiesto sul webinar sul format, quello sarà riprogrammato, come avevo detto all'inizio. Vi ricordo che sempre nell'ambito del progetto, sempre nell'ambito della linea 1, i prossimi eventi sono quelli del 3 e del 7 marzo, dedicati al Single Digital Gateway. Quindi a breve troverete le pagine relative su Eventi PA a cui vi potrete iscrivere. Grazie per averci segnalato anche queste difficoltà di iscrizione. Noi faremo una verifica e cercheremo naturalmente di capire, anche se è dovuto, diciamo, a cose di sistema nostre, a problemi nostri di sistema, se un attacco esterno, come qualcuno di voi ha ipotizzato. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro buon fine settimana, rimanete collegati ai canali di Agid e di Formez per le prossime iniziative. Allora, grazie mille, arrivederci.